andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'app My Marche Traveling è la tua guida digitale che ti accompagnerà alla scoperta del territorio marchigiano, passo dopo passo, a partire da adeguate strutture ricettive, mettendo a disposizione varie attività e le possibili esperienze sul territorio, fino ad offrire agli utenti la possibilità di condividere le proprie emozioni ed esperienze. My Marche Traveling ti permetterà di valutare tutte le possibilità che sono attorno a te, che siano esperienze di degustazione in una cantina all'ora del tramonto o attività adrenaliniche quali windsurf o bungee jumping, insieme alla possibilità di prenotare le esperienze più esclusive a numero chiuso proposte dalle varie strutture. My Marche Traveling non è soltanto una guida alle esperienze più esclusive, è anche un fidato consigliere turistico. Grazie a uno specifico algoritmo sarà in grado di consigliarti attività, punti di interesse, esperienze da fare, in base alla loro distanza e alle tue preferenze indicate al momento dell'iscrizione. Una volta entrati, si può scegliere di visitare luoghi di rilevanza, punti panoramici, passeggiate suggestive e punti di interesse turistici come luoghi artistici, culinari o di semplice relax. La grande novità per il turista e cittadino sul territorio è quella di poter condividere un'attività specifica o un'esperienza particolare, non presente nel sistema. Tramite l'uso di immagini e la descrizione delle tappe affrontate è possibile condividere un determinato percorso con il resto degli utenti, come ad esempio la scoperta di una grotta sul Conero, un punto particolare sulla costa per lo snorkeling, o semplicemente il posto ideale per una passeggiata con picnic e notte in tenda per i più avventurosi. Il tutto ovviamente ispezionato e approvato per garantirne la sicurezza e la qualità dell'esperienza condivisa. Corri a scoprire e condividere le nuove esperienze assieme a noi. Scarica l'app nei principali store. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, e bentrovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco, il 15 settembre, una data che purtroppo resterà scolpita per sempre nella storia della nostra regione come una ferita veramente molto profonda. Allora vediamo insieme quelli che sono i servizi in scaletta quest'oggi. Partiremo proprio da quella tragica alluvione in settimana in regione. Il presidente Acquaroli ed il vicecommissario Babini hanno fatto un pochino il punto della situazione, un resoconto di quelli che sono i lavori in corso. E poi il primo giorno di scuola che è iniziata mercoledì nelle Marche, i treni per gli studenti e poi ancora la messa a spritz in una parrocchia di Urbino, un cambio al vertice al comando dell'aeronautica a Loreto ed infine un bagnino eroe a Lido di Fermo. Questi sono i titoli. Allora, iniziamo subito dal primo dei nostri servizi. Dunque è il secondo anniversario dell'alluvione del 15 settembre 2022, un evento tragico nel quale persero la vita ben 13 persone e poi i danni ingentissimi. Nella mattinata di giovedì, come dicevamo, il presidente della regione Francesco Acquaroli, che è anche commissario all'emergenza alluvionale, ha tracciato un punto della situazione. Per noi c'era Andrea Alfieri Padiglioni, il suo servizio dal giornale del 12 settembre. Sono passati 2 anni dalla terribile alluvione che a cavallo tra il 15 e il 16 settembre del 2022 causò nelle Marche 13 vittime, centinaia di sfollati e danni per 2 miliardi di euro, un evento eccezionale per cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 17 settembre del 2025 e che vive oggi il pieno della fase di ricostruzione. Oggi si sta impegnando tutta la struttura per garantire una messa in sicurezza del territorio, per migliorare la mitigazione del rischio e per dare delle risposte che erano attese da decenni. A fare il punto 2 anni dopo è la stessa regione che per lavori di somma urgenza, ristori e opere strutturali può contare in un tesoretto di oltre 460 milioni di euro. Parliamo praticamente di tante infrastrutture che sono state progettate e oggi sono sulla via della cantierazione e quindi dopo la cantierazione la realizzazione e il ripristino di una maggiore sicurezza su tutto il territorio.
Dati della Regione alla mano, 136 milioni di euro, di cui 53 già liquidati, sono destinati ai lavori di sommorgenza e agli interventi approvati dalla Protezione Civile. Sono 122 quelli di ripristino e manutenzione dei fiumi, a cui si aggiunge la ricostruzione di 12 ponti, 3 sono già stati completati. C'è poi il fronte dei ristori, 24 milioni già erogati a privati e imprese, 4,6 in fase di distribuzione ad attività produttive agricole e 2,2 milioni di euro per auto e furgoni danneggiati. La novità importante è che ci stiamo dedicando a mettere a terra le opere del piano del commissario dell'ordinanza 1011, che sono per il momento 130 milioni di euro e che però aumenteranno. Il piano delle opere strutturali prevede 34 opere complesse per la prevenzione del rischio idrogeologico, tra queste le tanto attese vasche di laminazione per la messa in sicurezza del bacino del Misanevola e il comprensorio del Catria nell'Alto Pesarese. Voltiamo da questa pagina tragica, della quale molto si è parlato anche all'interno del nostro telegiornale poco fa. La settimana che si chiude oggi è stata anche quella del ritorno sui banchi di scuola per 190.000 studenti marchigiani. Il primo giorno è sempre emozionante, Andrea Alfieri ha aspettato il suono della prima campanella in una scuola del capoluogo, Ancone. Allora vediamo il suo servizio dal giornale appunto dell'11 settembre. Qualcuno si attacca al braccio del papà, quasi a non volerlo lasciare. Altri corrono dentro le aule che non vedono da 3 mesi, entusiasti di ritrovare compagni e maestre. Poi il suono della prima campanella, azionata alla scuola primaria Maggini di Ancona dal sindaco Daniele Silvetti. Il rientro a scuola per l'inizio di un nuovo anno scolastico, una festa in tutti i sensi. I docenti hanno accolto bambini e genitori con un vero e proprio flash mob, una sfilata tra costumi e bolle di sapone per parlare di biodiversità e rispetto dell'ambiente, temi che arriveranno direttamente nei banchi di scuola, dove gli studenti, ha detto il primo cittadino del capoluogo, devono fare il loro percorso formativo in totale armonia e sicurezza. Il nostro impegno quotidiano è per rendere le nostre strutture sempre più sicure, idonee, fruibili, accessibili, che non debbano rappresentare un pericolo o un pensiero, ma soltanto una realtà, cioè quella di poter vivere la scuola in serenità, perché c'è un percorso formativo su cui si deve concentrare lo studente, così come il genitore. Tra abbracci e qualche pianto prima di salutarsi, genitori e nonni aspettano l'ingresso dei piccoli alunni, controllano con la coda dell'occhio, rimanendo in quelle scalette che un giorno figli e nipoti percorreranno da soli. Un po' emozionato, però penso che sia contento, ecco. Grande emozione per tutti, genitori, nonni e figli. È abbastanza emozionato, un mese che dice è iniziata la scuola, ma è iniziata, quindi abbastanza emozionato pure lui. È un po' di emozione anche nel rivedere quei grembiuli rosa e celesti. A proposito ancora di studenti, sono in molti, insomma si stima intorno ai 400, i giovani marchigiani pendolari che per raggiungere i propri istituti utilizzano il treno. Per andare incontro alle loro esigenze, Trenitalia ha rimodulato le corse. Silvia Barchiesi dal giornale del 12 settembre. L'attesa alla fermata, l'arrivo del treno e il viaggio verso scuola, verso casa. Scene di ordinaria vita da studenti pendolari. Nelle Marche sono oltre 4.000 gli alunni che scelgono di raggiungere il proprio istituto a bordo di uno dei 167 treni in circolazione ogni giorno nella nostra regione. In pratica, per uno studente su 50, il tragitto casa-scuola è su rotaia. Tra le tratte più trafficate, l'Ascoli-San Benedetto. Qui, infatti, alla stazione di San Filippo confluiscono studenti da ben 4 istituti della zona. Inevitabile quindi, con la ripartenza delle lezioni, la rimodulazione del servizio di Trenitalia con più posti nelle fasce di entrata e di uscita da scuola. Sono stati messi a disposizione circa, con l'offerta che è ripartita da settembre, 57.000 posti giorno. In particolare su questa linea, sulla relazione tra San Benedetto ed Ascoli, sono circa 10.000. Comfort, comodità e puntualità fanno del treno per molti studenti la soluzione ideale, alternativa all'auto o addirittura al bus. Preferisco il treno rispetto all'autobus, per me è molto più comodo, lo preferisco. Nelle Marche in particolare si sfiorano punte di 92 punti percentuali in termini di puntualità realmente vissuta da chi prende i nostri servizi, e questa cosa è motivo di sicurezza per chi poi ha degli orari per venire a scuola.
per andare a scuola, ma pure in vacanza. Il trasporto su rotaia nelle Marche cresce. La stagione estiva si chiude infatti con un bilancio più che positivo. Abbiamo trasportato nel periodo estivo oltre 1.400.000 viaggiatori che hanno fruito anche dei nuovi servizi messi a disposizione per l'utenza, che erano collegamenti da e verso Bologna e collegamenti da Foligno verso Pesaro, con numeri che hanno superato soltanto per i nuovi servizi di circa 36.000 viaggiatori. Nel lancio avevo detto 400, naturalmente si trattava di un lapsus, 4.000 studenti utilizzano il treno. Adesso cambiamo decisamente argomento, un'iniziativa particolare, tanto che se ne è parlato anche al di fuori dei nostri confini regionali, è la messa spritz lanciata da una parrocchia di Urbino anche per riavvicinare i giovani alla Chiesa. Sentiamo Veronica Angeletti dal giornale del 9 settembre. Ha davvero fatto il giro del mondo la messa in spritz di San Domenico, l'iniziativa della parrocchia universitaria d'Urbino per promuovere la messa domenicale delle 19:15, una vecchia locandina fotografata d'agosto da un turista diventata virale. Oggi l'accostamento di oggetti sacri dell'Eucaristia con l'iconico cocktail arancione è stato cancellato, ma l'iniziativa ha avuto tutti i vantaggi positivi dell'esposizione mediatica. Il parroco Fra Andrea Riccati ha ricevuto la solidarietà del vescovo Sandro Salvo, dell'intera diocesi, del ministro provinciale Padre Simone e da tutti i frati della provincia San Giacomo della Marca, oltre a tutti i suoi parrocchiani vicini e lontani, perché in questa parrocchia ogni anno a geometria variabile è riuscito a creare una grande famiglia, una comunità che non è ancora del tutto completa, ma era la prima messa universitaria ben presente in grande numero questa domenica 8 settembre. Quindi è proprio questa. Noi abbiamo il desiderio di far sentire questo luogo casa e famiglia, proprio perché molti sono gli studenti fuori sede che vivono lontano da casa, vivono lontano dalla famiglia. E allora dopo la messa abbiamo avuto questa iniziativa di pensare a un momento di fraternità. E ovviamente l'abbiamo pensato attraverso qualche attività per giovani, quindi la pericena, che è qualcosa che attira i giovani, ma il fine è proprio questo, di poter incontrare, dialogare e confrontarsi anche sulle varie tematiche, temi, domande che i giovani portano. Ogni domenica con un gruppo di ragazzi che fanno parte della parrocchia ci incontriamo, prepariamo insieme. E poi alla fine della messa condividiamo con tutta la gente che viene un momento di fraternità, come ha detto Padre Andrea, che già si faceva da 2000 anni. Bene, adesso ci trasferiamo a Loreto, dove si registra invece un cambio della guardia al vertice del Corpo dell'Aeronautica Militare, con una cerimonia che ci racconta Gianmarco Minossi in questo servizio dal giornale del 9 settembre. Sicuramente rimane una soddisfazione per il grosso lavoro fatto e per come è stato fatto, però chiaramente adesso, dopo solo 2 anni, lasciare questa terra sicuramente mi lascia questo velo di malinconia. Lascia trasparire tutta la sua emozione Giancarlo Filippo, che dopo 2 anni di encomiabile servizio lascia il ruolo di comandante del Corpo dell'Aeronautica Militare di Loreto. Un biennio intenso caratterizzato da più di 120 corsi di lingue straniere, quasi 7.500 esami e migliaia di certificazioni consegnate ai futuri membri dell'aeronautica, ma anche da un'intensa sinergia con le istituzioni del territorio. Una giornata particolare per il colonnello uscente, che si appresta ad approdare a Roma per la direzione generale del personale militare. Il centro continuerà anche dopo che io lascerò oggi questo incarico col nuovo comandante che è appena arrivato e che sono sicuro porterà avanti il lavoro che abbiamo già intrapreso, che è questo appunto un lavoro di eccellenza a livello non solo locale, quindi per le Marche, ma anche a livello nazionale. Al suo posto arriva Marco Attanasio, che eredita un reparto di eccellenza nazionale, tante le sfide dietro l'angolo, a cominciare dal fronteggiare le crisi geopolitiche internazionali. Siamo insomma forze importanti per la stabilizzazione di questo tipo di crisi che al momento esiste, e quindi il centro in questo avrà un effetto cardine, un effetto davvero importante, quindi in questo insomma mi impegnerò con tutte le mie energie. Il cambio di comando è un evento certamente significativo che, come ho detto nel mio intervento, garantisce la continuità pur nel cambiamento.
E per concludere, torniamo adesso invece al mare, anche se in questi ultimi giorni di maltempo ce lo siamo un pochino dimenticato. Prima però c'era stato un importante intervento qualche giorno fa di un bagnino di salvataggio a Lido di Fermo. Il protagonista di questa storia si chiama Diego, ha salvato una madre con la figlia, lo ha incontrato Andrea Alfieri, vediamo il suo servizio dal giornale del 6 settembre. Insomma, grazie, quando... grazie, grazie. Tre volte grazie, solo questo è riuscita a dire una turista del nord Italia salvata in mare a Lido di Fermo insieme alla figlia di 14 anni quando Diego Fermani, bagnino di salvataggio, è entrato in acqua per evitare il peggio. Madre e figlia facevano il bagno nonostante la bandiera rossa issata dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il Fermano nelle scorse ore. Erano davanti agli scogli, lì si passa dal basso all'alto fondale, forse una corrente di risacca le ha messe in difficoltà. Diego le ha notate e si è subito tuffato. Vedendoli in difficoltà, più che altro la ragazzina, sono entrato in acqua e ho recuperato la ragazzina portandola a riva. La madre era lì a fianco, lei sapeva nuotare, però cercava di tenere a galla la ragazzina che in quel momento ha bevuto un po' di acqua. Solo un grande spavento, madre e figlia, una volta a riva, hanno infatti rifiutato di essere soccorse dal 118, decisiva la tempestività del bagnino 32enne con il brevetto di salvataggio dal 2015. È il mio dovere, sì, mi riempie di orgoglio. Però ecco, il senso di responsabilità mi porta a lavorare ogni giorno sempre con coscienza e voglia di lavorare. Da settembre Diego deve tenere sott'occhio, così come i suoi colleghi, 300 metri di fronte mare, esattamente il doppio rispetto a luglio ed agosto, un compito non sempre semplice che ha bisogno, racconta, anche del buon senso dei bagnanti. La bandiera rossa non è un divieto, non è un divieto di balneazione, ma è un consiglio che si dà ai bagnanti di eventuali pericoli. Un consiglio da seguire assolutamente. Con questo servizio noi siamo arrivati, cari amici, al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che tornerà come sempre domenica prossima. E allora non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Nel mondo delle quattro ruote da più di 50 anni nella nostra regione c'è un nome che è sinonimo di esperienza, competenza, professionalità. Frulla. Nella sua sede di Senigallia, in via Botticelli, garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla è Clicker Point, usato garantito, fresco, sicuro e certificato multibrand. Frulla propone un'ampia gamma di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero, possibilità di finanziamenti personalizzati e noleggio breve e lungo termine. Frulla cura al meglio tutto l'aspetto post vendita affidato a personale altamente specializzato e sempre aggiornato. Tutti i lavori di officina, cambio gomme, linea, revisioni per i veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla ha inoltre soccorso stradale leggero e pesante, servizio autogru e depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-77-67-224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia, una garanzia di competenza nel settore automotive. A Giordano e Clara Frulla si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43, dal 1971. Passione in movimento.